Bentornati. Ci sono delle grandi stravolgimenti in corso. Stravolgimenti, no, abbiamo scusate, in corso ad opera. Cacciato di opera, dove sei il povero Fabrizio Corona. Grande Fabrizio. Tra l'altro Corona non perdona e al processo lui ci va. Grande Corona. Sì, ogni tre anni gliene danno altri tre. Torniamo a parlare dei videogiochi. Con, ci sarà qualche eccezione, qualche video estemporaneo. Le rubriche che vi piacevano tanto, i documentari, i video che sentivi il bisogno, quelli torneranno. Sì, una volta, due volte al mese, insomma. Esatto, però... ci sarà, c'è una calendarizzazione che abbiamo concordato, per cui il primo giorno della settimana, il lunedì, sicuramente saremo qui a farvi compagnia con qualcosa che potrà essere una classifica o delle news, ma comunque qualcosa di legato al divano e al mondo dei videogiochi. In mezzo alla settimana una recensione mia o di Franz di qualcosa. Tra l'altro giochi nuovi. Questa è la novità. Esatto. Diciamo che copriremo una vasta gamma di età, un po' vecchi, ma molto più nuovo. Quindi loro faranno video recensioni, mi farò qualche gameplay. Soprattutto i video durante la settimana saranno corposi. Più. Ci sarà un volume di fuoco notevole. Diciamo che vi romperemo sempre i coglioni durante la settimana. Torniamo proprio oggi con la vostra rubrica preferita, delle esclusive più belle per PlayStation 3. Non ci arroghiamo la facoltà di dire, cazzo, questi sono i 5 giochi più belli del mondo che sono usciti per PlayStation 3. Sono quelli che abbiamo giocato noi, per cui sicuramente c'era qualcuno che dirà, dov'è Nino Kuni? Nino Kuni non l'abbiamo giocato. E dov'è quella torta? Quindi, bando alle ciance, partiamo! Numero 5! Demon Souls, primo gioco in esclusiva che From Software ha rilasciato su PS3. È stato il capostipite di tutta la serie dei giochi Souls che hanno avuto moltissimo successo poi nel corso degli anni. Dark Souls e Dark Souls 2. Adesso c'è Bloodborne su PlayStation 4, ma non fa parte proprio della serie dei Souls. A proposito, questa settimana, mercoledì, un occhio sul canale. Come tutti i giochi di From Software, c'è una difficoltà estrema nell'affrontare il gioco e nell'andare avanti, ma soprattutto c'è questa scelta di From Software di non narrare la trama dal primo minuto all'ultimo, per cui non ci sarà proprio una storia ben delineata, ma la storia la dovete costruire voi. C'è una lore, come dicono quelli che sono forti. Quindi la storia la dovete costruire voi, con delle supposizioni, con dei dialoghi con i personaggi non giocanti, trovando degli oggetti, trovando passaggi segreti. È un gioco da esplorare dal primo all'ultimo vicolo. L'aspetto challenging è fondamentale perché rende difficile, rende pauroso affrontare ogni piccolo passo, perché qualsiasi nemico potrebbe ucciderti se affrontato nella maniera sbagliata. Numero 4, Heavy Rain, che è un gioco dove piove pesante proprio. Non apprezzo molto i giochi dove devi fare quello che dicono sullo schermo, però questo gioco implementa questa tecnica di interazione in maniera eccellente. Graficamente è eccellente, a livello narrativo è fantastico, c'è una profondità di storia strepitosa. Sto appassionando quella serie di eccellente. No, la Quantic Dream ha fatto un lavoro eccezionale. È, diciamo, un gioco per chi come me ama quei punta e clicca di una volta. Diciamo, questa è un'evoluzione di un punta e clicca. Decidi tu cosa fare, decidi tu le sorti della storia. Ci sono un sacco di finali e li decidete voi a seconda delle scelte che prendete nel gioco. Diciamo che, a differenza dei punta e clicca tradizionali, dove ci sono le interazioni fra diversi oggetti, raccogli un oggetto, usi l'oggetto su un altro oggetto, qui si tratta più che altro di scelte morali. Fondamentalmente la storia verte sul fatto che questo padre deve salvare il proprio figlio. Bravo, sparito, è un killer degli origami. È un gioco che ti porta di fronte a scelte a livello etico molto profonde. Quindi venerdì ci sono una serie di gameplay che sono simili alle modalità di Heavy Rain, che riguardano i giochi di Game of Thrones. Con le vostre azioni determinerete il corso della serie. Al numero 3, Uncharted 2, Among Thieves, o come dicono in Italia, il cubo dei ladri. Sviluppato dalla incredibile Naughty Dog, Uncharted 2 prende Uncharted 1 e prende ogni singolo aspetto e lo migliora in maniera notevolissima. Uncharted 1 a un certo punto diventava un gioco un po' ripetitivo, un po' noiosetto, ripara, spara, roccia. Finalmente, come giocare un bel capitolo di Indiana Jones. È un personaggio carismatico e con una storia sempre fica. Fica è proprio l'aggettivo fica. Con una storia sempre fica. Uncharted 2 prende spunto da una storia di circa 1000 anni fa, in questo Marco Polo che viaggiava tornando dalla Cina. Come diceva Giovanotti, viaggiare, sentirsi Marco Polo, sentirsi molto solo. Perché? Perché Marco Polo dal viaggio dalla Cina a casa sua a Venezia, partirono in 600, arrivarono lui e altri tre. E lui prende spunto da questa data. Che non gli stavano simpatici, per cui li sentiva un po' solo. Esatto. Un po' escluso, loro parlavano di fregne. Esattamente, lui parlava di cazzo, di mappe, di libri. No ragazzi, guardate che mappe incredibile. Oh, la fregna,
Uncharted 2 porta la grafica a un nuovo livello. Tutte le esclusive PlayStation 3, ricordiamo, hanno una grafica che sta sopra la media del periodo. La giocabilità a un nuovo livello, la trama è interessantissima e soprattutto è sempre lì sul filo di lana, non sa cosa succederà, ma lui muore, ma Drake vive, ma chi è il cattivo? Se proprio dovessi dire qualcosa è che un po' troppi eventi scriptati. Beh, sì, ma quello contribuiscono a creare una bella atmosfera frenetica, perché se ti devi arrampicare da un treno che sta cadendo da... Tra l'altro inizia proprio con te che stai su un treno. Esatto, un treno che sta su un dirupo e tu ti devi arrampicare perché il treno sta cadendo. Il treno sta cadendo, cadendo, cadendo. Alla seconda posizione, Metal Gear Solid 4, The Guns of the Patriots. È la perfetta evoluzione di tutti i giochi che ci sono stati precedentemente. Soprattutto a livello di trama. Tutti i giochi di Metal Gear si sono basati su una cospirazione. Questo porta la cospirazione a un livello molto più alto. Metal Gear Solid 4 ci dice quello che succede alla fine, praticamente. Esatto. E conclude l'epopea di Solid Snake in maniera degna. Gli autori di Lost si sarebbero strappati le balle per scriverla loro. Immaginate Beppe Grillo in Metal Gear Solid. È una specie di... Guardate cosa sta succedendo! È una specie di House of Cards, però in prospettiva futura. Il downside di questa cosa è che ci sono 10 ore di cinematics che non vi passano mai se non state attenti alla trama e volete solamente giocare. A livello di gameplay è stato molto migliorato, prendendo spunto da tutti i giochi che sono usciti precedentemente, ma soprattutto prende a piene mani da Metal Gear Solid 3. Migliorando però tutte le dinamiche di gioco, soprattutto dell'ambiente, possibilità di aggirare i nemici, offrendo più opzioni per raggiungere lo stesso scopo. Secondo il mio modestissimo parere, agli sviluppatori di Metal Gear Solid 4 deve essere piaciuto moltissimo Splinter Cell. Prendono molto spunto dalle dinamiche stealth degli Splinter Cell, le inseriscono nelle trame ben già avviate di Metal Gear Solid e ne esce fuori un gioco imperdibile. La prima posizione, The Last of Us, non è solamente la più bella esclusiva per PlayStation 3, ma probabilmente uno dei migliori giochi dell'ultima generazione. Io direi sicuramente forse tra le prime tre. Perché Last of Us l'abbiamo messo al primo posto? Perché è tutto ciò che tu vuoi vedere ed avere in un videogioco. Non semplicemente uno shooter riguarda la sopravvivenza, quindi non puoi permetterti di sparare tutto quello che trovi, altrimenti finisci le pallottole e tutti a casa. I personaggi sono incredibili. Carismatici. Non so solo carismatici, sono vivi, quindi tutti affezioni. Ad esempio Ellie, che è la protagonista del videogioco. Poi c'è Joel, il signorotto, che perde una bambina appena scoppia l'epidemia e si promette di portare Ellie a questo centro di ricerca che sta cercando di trovare una cura per l'epidemia che ha stravolto il mondo. Quindi una storia incredibile, appassionante, una grafica eccezionale, un gameplay che ti permette di affrontare la situazione nei modi più disparati. Ma questo non ti dà la possibilità comunque di fare un po' come cazzo ti pare. Devi sempre stare attento a quello che fai, le azioni devono essere ponderate. Ha molte dinamiche stealth, come diceva Federico. E buio, torce, nemici molto cattivi che ti potrebbero uccidere in un solo colpo. Il sonoro eccezionale, le animazioni dei personaggi sono ai limiti della realtà. Vorrei dare una particolare importanza a uno dei pochi DLC della storia dei videogiochi che ha un senso e soprattutto è quasi pari a livello del gioco. Il DLC aggiunge quella parte di storia che ti spiega poi come succedono tutta una serie di determinate cose. Sì, dovete giocarci assolutamente perché vi perdete una di quelle cose che fra 10 anni diranno: ti ricordi Last of Us? Sembrava fosse tutto finito, ma no. Ci sembrava strano lasciare fuori una meraviglia tecnica del genere come God of War 3. Che è un gioco che fa vedere tutto quello che la PlayStation ha da dare. Graficamente spreme al massimo la PlayStation, una grafica strepitosa, concitatissimo, concitaburst. Veramente un gioco strafico. Voi siete Kratos, devi scalare questo monte per arrivare agli dei dell'Olimpo e devi sfondare dei mazzate tutti, quindi sangue, violenza. Ci saranno molte scene molto molto carine. E la degna conclusione della scalata di Kratos per vendicarsi degli dei dell'Olimpo che gli hanno rotto i coglioni fin da quando era un bambino, insomma, c'aveva la sua famigliola, lui era un tizio dell'esercito, andava, sterminava tutti, ma poi per sbaglio stermina pure la sua famiglia perché è stato ingannato dagli dei. Questo è tecnicamente il migliore come giocabilità, come grafica, come sonoro, come tutto. È una storia molto coinvolgente e, come ha detto Franz, molto violenta, tanto violenta che a un certo punto strapperete la testa di Elio proprio con le mani. E poi ha un finale di quelli che bene, non è la fine. Oggi è lunedì, ci vediamo mercoledì con la video recensione di Stefanone. Basta, quindi bene, buon martedì domani. Speriamo siate contenti.
che siamo tornati con le classifiche che vi piacciono tanto. Facciamo come gli youtuber seri. Allora, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi a Facebook, iscrivetevi a Twitter, Instagram, venite a casa mia e mangiate un botto di frutta che fa bene, si avvicina l'estate, dovete avere le vitamine giuste. Beta carotene. La cosa importante è bere e mangiare tutto ciò che è arancione. Ciao ragazzi, a fra poco. Qualche giorno.